Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua Meco. Oddio, ma cos'è sta cosa? Regia, che m'hai messo? Oh, ma chi è questo? Ma che piove? Che diavolo sta succedendo ragazzi? Non ci sto capendo niente. Non doveva andare così, doveva iniziare la solita intro, ma Ronaldo Junior la pagherà. Ma che? Che diavolo? Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Tanto che aspettate un attimo, c'è il povero Ronaldo Junior che sta sotto la pioggia. Attenzione, ma è buio pesto, non si vede niente. Entra in casa che sta per andare di rotto, Ronaldo Junior entra. Insomma ragazzi, madonna mia, scusate, ma c'era Ronaldo Junior, guardatelo, è bagnato fradicio perché stava sotto la pioggia. Vabbè, lasciamo stare, devo fare una tasso per spegnere il raffreddore, capito? Tanto, ciao ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video da Omegozzo, da Ronaldo Junior. Saluto Ronaldo Junior, bravo. E allora, abbiamo visto una cosa importante. Questo sarà un video molto bello, forse molto curioso più che speciale. Per alcuni di voi avete notato, avete forse più che notato, siete riusciti a capire, ragazzi, chi era la persona che stava nella intro? Cioè, chi era quel personaggio nella intro? Ci siete arrivati? Ecco, perché siccome nel titolo c'è scritto che Ronaldo Junior potrebbe passare i guai, potrebbe passare i guai perché il nostro Ronaldo Junior è totalmente ignaro di quello che sta per succedere, che sta per accadere. E infatti poverino non ne sa niente. Essendo che piove, siamo un attimino scesi qui e io ne ho approfittato anche per andarmi a pulire gli occhiali, sinceramente. Allora, come ben vedete, siamo nella chiamata di Ronaldo Junior, ragazzi. Ronaldo Junior, secondo me, dovrebbe togliere certi poster, no? Penso siete d'accordo tutti quanti. Anche se sono sicuro che anche voi ci abbiate dei post dopati come quelli di Ronaldo Junior, delle donne della Vanilla Unico. Però, vabbè, dettagli. Quindi, come vi dicevo, fuori ci sta un temporale pazzesco. Ronaldo Junior ha lasciato la finestra aperta, speriamo non entri acqua. Ero di ritorno dalla casa di Albert perché, ragazzi, sono andando a giocare. Quindi siamo trovati nel bel mezzo del temporale. Poverino Ronaldo Junior si era bagnato. Infatti, penso che ci dovremmo cambiare e andare a dormire perché è anche tardi. Anche se, ragazzi, sinceramente, me ne sono andato dalla casa di Albert e mentre venivo qui correndo ho avuto un brutto presentimento. Non so riguardo cosa, ma ho avuto un brutto presentimento. Ronaldo Junior, forse è meglio se chiudi la finestra, va? Ok, finestra chiusa. Sapete che vi dico, ragazzi? Io mi metto sul divano e metto a dormire o sul divano oppure mi metto a vedere la televisione. Ora vediamo. O mi metto a leggere qualcosa. Sinceramente, non mi va di dormire. C'è qualcosa che non va, Ronaldo Junior, ragazzi. Vabbè, penso che o sia più sola sul divano o vada a dormire. Non lo so, non ne ho idea, sinceramente. Ok ragazzi, cerchiamo di analizzare insieme la situazione di Ronaldo Junior. Siamo sul divano della nostra cameretta, non sta manco guardando la televisione. Non so che sta facendo, cioè sembra tipo essere in una specie di limbo a pensare. Cioè guardatelo ragazzi, sta steso sul divano così a occhi aperti a guardare il vuoto con la mano che fa così, è una mano penzolante. Pagliacci, sono quasi sicuro che c'è qualcosa che non va in Ronaldo Junior, tant'è che lo vedo, guardate, lo vedo molto pensieroso il ragazzo. Infatti guarda, sta mezzo stravaccato sul divano, ma lo vedo molto pensieroso Ronaldo Junior. C'è qualcosa che non va, forse è il telecomando che sta sospeso per aria. Ci avete fatto caso? Ci sono i fantasmi in questa casa, lo so. Ronaldo Junior, dovresti dormire, domani hai scuola, lo sai? No, non ne vuoi proprio sapere di dormire ragazzi, per niente. Ragazzi, a quanto pare Ronaldo Junior ha spento le luci, penso si sia addormentato sul divano, lasciamolo dormire. Magari questa cosa gli passerà e domani mattina sarà un po' più fresco rispetto a stanotte che lo vedo un po' bruciato. Sta anche andando a dormire ed è idratato, però vabbè, domani mattina si alzerà, starà meglio sicuramente, spero, speriamo. E ragazzi, io vi darei il buongiorno, ma Ronaldo Junior c'è qualcosa che non va, si sente tipo... Ronaldo Junior, ma cazzo stai camminando? Oh mio Dio ragazzi, non ho mai visto camminare, tipo sta camminando così, che cavolo. Allora Ronaldo Junior, ti riprendi? Sì che si affama. Oddio ragazzi, abbiamo la barra della vita a zero. Forse Ronaldo Junior deve andare a bere qualcosa, forse è schizzato per sto motivo. Vai a bere qualcosa Ronaldo Junior, muoviti. Ecco guarda, c'è la mamma lì che sta bevendo qualcosa. Mamma, fammi bere qualcosa che sto schizzato come un cane. No, sei schizzato, se hai del caffè diventa ancora più schizzato. Mamma, mi dai quello per favore, ti prego, sto schizzato. Oh,
Per niente idea perché Renato Giorgina fosse schizzato in questo modo. Sta bevendo, si sta rigenerando. E Giorgina si sta lamentando con papà. Papà outfit sobrio come al solito. Maglietta dell'NBA, mutande e niente. Senza calze, senza niente. Quando finora ha fatto, fino a qualche ora fa, forse ha fatto il diluvio universale. Però vabbè, meno male è uscito forse un po' il sole, un po' la giornata. Sì, che sono, che ore sono? Però sono le 8, le 7. Le 7:30, ma uscire dal sole. Più o meno, ci siamo. Insomma, la mamma, ragazzi, sta lamentando che stasera non riusciva a dormire. Guarda caso, pure io, però. Ah, vabbè, la mamma è stressata perché va lì, va qui, va là. Io non faccio una mazza, ragazzi. Io. E quindi, ragazzi, devo parlarne con Albert perché ho proprio un brutto presentimento su sta cosa. Sapete che vi dico, ragazzi? Sono le 7:31, tempo di arrivare a scuola, ce la dovrei fare. Allora, adesso sgommiamo di casa, andiamocene. Ragazzi, devo parlare con qualcuno. Cioè, mi sento qualcosa che non va proprio. Ok, speriamo di arrivare in tempo. Rando Giulio, ma lo zaino? Lo zaino, ferma lo zaino! Vabbè, chi se ne, tanto mi presta una cosa a scuola. Schere! Dici qui perché lo lascio sempre qui in mezzo. Chi se ne? Aspetta, ascolta, devo dirti una cosa importante, fratello. No, devi conversare con Albert. Vai, vai, parla con Albert. Diglielo. Ok ragazzi, usando la nuova mod, quella di Red Dead Redemption 2, per chi lo sa che con le due ti permette di parlare e di interagire, stiamo spiegando ad Albert quello che è successo. Albert, ok. Colpo segreto! Butta quella sigaretta a terra! No! Ok, Albert si è incazzato. Albert, ci è chiara la situazione, ma Rondo Junior sta spiegando ad Albert, ragazzi, che ha un brutto presentimento su qualcosa, qualcosa di negativo, di sinistro. Albert sta ascoltando. Rondo Junior dice che ha paura che possa succedere qualcosa a lui e ai suoi amici. Ecco perché glielo sta dicendo. E pensa, in ogni caso, ragazzi, Albert non sembra essere spaventato, anzi, sta anche sorridendo. Albert, mi dici che c'è da sorridere, per cortesia? Da capire, soprattutto. Vabbè, ragazzi, Albert non gliene frega niente. Va bene, peggio così. Non ho la più pallida idea del perché né il miglior amico né nessun altro abbia voglia di ascoltarmi. Forse sono semplicemente che sono impazzito. Mi sto facendo semplicemente una camminata per schiarirmi le idee. E raga, quello è un tipo del quinto superiore, mi sa che è un grande. E fa corsa tutti i giorni, è un grande. Quindi vi stavo dicendo, il problema è che Ronaldo Junior in questi giorni si sente un po' affranto. Cioè, da stamattina ci sentiamo un sentimento negativo addosso, ragazzi. Come se qualcosa, no? Tipo, ci stesse seguendo non lo so, da. Forse fare i tardi a lezione. Dai, vabbè, ragazzi, lasciamo stare. Forse sono io che sto semplicemente impazzendo. Ho bisogno di una camomilla. Ho bisogno di staccare da non so che cosa. Ciao, Jonathan. Vabbè, poi se ci fosse qualcuno, Jonathan l'avrebbe visto perché mi stava correndo dietro. In ogni caso, sono le 8:32, sono un po' in ritardo, dovrò chiedere scuse ai professori. Oh, salve signor Norman, come sta? Tutto bene? Sì, lo so, professore, scusi, ho fatto ritardo, mi vado subito a sedere con gli altri. Professore, ma. Oddio! Oh Cristo santo, aiuto, signor Norman, signor Norman! Oddio, che sta succedendo, ragazzi? Che sta succedendo? Oddio, oddio. Guardi, c'è un problema, sì, c'è un problema. In classe ci sono dei clown, venga a vedere, la prego, scusi. Scusi, venga a vedere, signore, la prego. Ma come? Mi è sembrato di vedere un clown che aveva la sua scopa in mano. Mi scusi, signore. Il signore sta. Cioè, ragazzi, guarda, ci sta dicendo che è tutto a posto e non ha capito qual è il problema. Ma come è tutto a posto? Ci sono di entrare in classe. Ma che. Non è possibile, ragazzi! Ma come, sono i nostri amici? Cioè, la nostra classe, erano loro che dovevano stare in classe, ma fino a 2 secondi fa era pieno di clown. No, ragazzi, non è possibile. Allora, ci stiamo frullando letteralmente il cervello. C'era anche il professore vestito da clown, ragazzi. Se mi state facendo un prank, potete dirlo perché il cervello me lo state letteralmente frullando. Vabbè ragazzi, che devo dirvi? È stato frutto della mia immaginazione. Sono 1:30, infatti a minuti, secondi dovremmo uscire. Sono affamato, infatti ora cadrò a terra. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Che mi sia flashato tutto? Che abbia visto dei clown in classe, poi esco, rientro, dopo 10 secondi non ci sono più? Abbia flashato tutto e abbia scambiato i miei amici per clown? Anzi, mi hanno anche detto che non è entrato nessuno. Ragazzi, sinceramente non so letteralmente che cosa dirvi, tant'è che anche il professore ha detto di stare tranquillo. Mi scusi, professore, io dovrei andare, c'è mio papà che mi aspetta fuori. Professore, potreste essere dentro la macchina che ci sta aspettando.
Oh, che brutta giornata. Ciao papà, come stai? Ok ragazzi, siamo con papà che è venuto a prenderci dalla scuola, stiamo tornando a casa. Non so ragazzi, forse aveva veramente ragione, tutto questo è frutto della mia immaginazione. Vai papà, fai un mega sorpasso. Bene, quindi io per il momento sono tranquillo, non lo so, io vi invito comunque a commentare e dirmi quello che vorreste vedere nei commenti, dato che il nostro papà ci porta a casa. Ragazzi, papà sta andando un attimo a fare un servizio in un negozio, per cui non stiamo tornando a casa e ha ripreso a piovere giusto in tempo. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, un bel mi piace, commentate magari con quello che vorreste vedere, perché come ben sapete i video adesso in poi saranno molto ristretti e poi, quindi mi raccomando. E soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Ricordo di seguirmi su Instagram, che trovate qui in descrizione, se siete salutati in tutti i prossimi video. Spero di riuscire a portare un video domani. In ogni caso, grazie per essere stati con me in questa, anche se siamo in una brutta situazione, anche quest'oggi. Io vi ringrazio e ci becchiamo tutti quanti al video di domani. E schede, ciao.